Vai. Come pensi che si svilupperà in Senato l'approfondimento del dibattito sul DDL Cirinna? Ma per quello che si è visto fino adesso sembra che il disegno di legge venga sottoposto sempre a dei ritocchi che diminuiscono l'ambito dei diritti che verranno riconosciuti. Sicuramente verrà approvato, però probabilmente verrà approvato un testo di portata inferiore rispetto a quello proposto inizialmente. Questo però non deve farci perdere la speranza che si possa comunque giungere al matrimonio omosessuale, vorrà dire, diciamo, che ci dovremmo impegnare maggiormente, una volta approvato il disegno di legge Cirinnà, presso le corti per portare all'attenzione dei giudici la disuguaglianza a cui sono sottoposte le coppie omosessuali rispetto alle coppie eterosessuali. Questo comporterà sicuramente nuovi ricorsi alla Corte Costituzionale e nuovi ricorsi anche alle Corte di Giustizia europee, perché esiste una norma nella nostra Costituzione, l'articolo 3, che prevede pari dignità sociale a tutti i cittadini e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Ed esiste un articolo, l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che predica l'uguaglianza fra tutti i cittadini dell'Unione. Per cui sicuramente con questi due strumenti legislativi sarà possibile, con grande fatica, arrivare comunque all'affermazione del pari accesso all'istituto matrimoniale anche da parte delle persone dello stesso sesso.